Ciao a tutti amici di Live Social, io sono Stefano e vi tengo compagnia con le nostre storie di interviste sempre qui su Radio News 24. E mi raccomando, non dimenticatevi di seguirci sui nostri canali social dove potete vedere ed ascoltare tutte le nostre storie. Quest'oggi siamo in compagnia di Luciano Licandro, dirigente di oculistica presso l'ospedale pediatrico di Palermo. Ciao e benvenuto Luciano. Buongiorno a te. Allora Luciano, grazie a te. Allora Luciano, iniziamo a parlare un pochino di oftalmologia pediatrica, quindi quali sono le patologie più frequenti che si possono riscontrare nei bambini principalmente riguardo agli occhi, alla vista? Oltre alle problematiche normali della vista che richiedono l'uso di occhiali eventualmente, una delle patologie che si riscontra frequentemente e che richiede una maggiore attenzione anche da parte dei genitori è la cosiddetta ambliopia. Ambliopia è un termine tecnico che è adattato a indicare la presenza dell'occhio pigro, detto così, volgarmente. L'occhio pigro consiste praticamente nel fatto che un bambino può avere un problema visivo in un occhio e invece vedere benissimo con l'altro occhio. Quindi se non si individua questa situazione tempestivamente, e questo si fa facendo una visita già all'età di 3 anni, 3 anni e mezzo, purtroppo poi il problema rimane permanente. Esatto. Mettendo gli occhiali successivamente, dopo i 6-7 anni, l'occhio rimane pigro lo stesso. Assolutamente. Nel bambino piccolo ancora il sistema visivo è dotato di una certa plasticità. Certo. Quindi se gli occhiali vengono fatti precocemente, già all'età di 3 anni e mezzo, 3 anni, allora quell'occhio che lavora meno riesce a recuperare facilmente. Perfetto, perfetto. Dimmi. Se il problema viene individuato più tardi, già all'età di 5-6 anni, poi si è costretti a fare altre procedure terapeutiche come l'occlusione dell'occhio buono, dell'occhio che vede bene, per cercare di far lavorare di più l'occhio pigro. Ok. E quindi questo già il bambino lo aspetta in maniera non molto, molto felice di fare questo tipo di approccio. Di solito lo rifiuta, quindi diventa più difficile poi riuscire a recuperare l'occhio pigro.